Nessuno disprezza gli orrori del caos più dei Celestial Vindicator. E beh, meglio punire il nemico! Della rubrica La domanda fondamentale. La domanda fondamentale di oggi è: cos'è Malign Importance? Se cos'è Malign Importance? È una campagna a livello mondiale, quindi ha coinvolto giocatori di tutti i paesi, delle regioni del mondo, persino colombino, inspiegabilmente. Riguardo le campagne al tempo delle tribolazioni nel mondo di Shaish, per chi non lo sapesse, è il mondo della morte dove dimora il nostro amico Nagash. Ciao Nagash! Cosa ci porta Malign Importance? Malign Importance ci porta diverse cose molto interessanti e molto succose. Innanzitutto ci porta un bellissimo tomo, che è questo qui, che è la base appunto per nuove divertentissime sfide a livello hobbistico. Ci porta quattro nuovi modelli, quindi quattro nuovi anche personaggi, di cui due vediamo se li trovate in questo momento su questo tavolo, ok, se siete in grado di trovarli e quali sono. Abbiamo tutta una parte invece di narrativa, di racconti brevi gratuiti anche in italiano, amici miei. Visto che la domanda successiva era: ma ci sono anche in italiano? Sì, sì, ci sono anche in italiano. Li trovate direttamente sul sito Games Workshop, senza problemi. La parte riguardo la campagna mondiale, che si è appena conclusa, appunto, prevedeva oscuri presagi. Quindi ogni tot la GW, la Games Workshop, riguardo appunto Malign Importance, dava l'opportunità ai giocatori di affrontare un oscuro presagio. Poteva essere sotto forma di nebbia rossa piuttosto che altre cose, e c'erano sempre tre opzioni, quindi c'erano tre possibilità di scelta, quindi attaccare a testa bassa, per dire, piuttosto che cercare di sfruttare questo oscuro presagio, o invece, non so, cercare di fare il proprio, mettersi in maniera più difensiva. Per quanto riguarda invece il bellissimo tomo, di cui mi sento di consigliare personalmente l'acquisto a quanti come me sono appassionati di background, cosa ci dà questo bel librone? A parte ovviamente tante belle immagini, questa è la versione in italiano, quindi un pochino più scarna se vogliamo, se preferite qualcosina in più c'è la versione in inglese. Il libro ci dà trucchi nuovi a livello magico, quindi nuove magie tendenzialmente da utilizzare appunto anche per il tempo delle tribolazioni, ma anche nelle nostre partite comunque di Age of Sigma, spunti e battaglie per battaglie nuove, nuove storie, partite a tema e gloria eterna per chiunque riesca a vincere sui tavoli da gioco. Espande la saga dell'età di Sigmar, quindi in realtà nella parte iniziale, come potrete vedere, ripercorre un po' tutta quella che è la fondazione dei reami mortali da parte del dio Re Sigmar e il pantheon degli dei direttamente, quindi per qualcuno storia già conosciuta, e soprattutto poi a un certo punto prende un po' l'ottica del nostro caro amico Nagash. Nagash, che potremmo dire in tutto il discorso di Malign Importance, tendenzialmente sei un po', come direbbe il nostro caro amico paesiello, sei spubacchiato cubaruolo, quindi sei un po' rotto le scatole in realtà, che gli vengano sottratte o, per dirlo a livello tecnico, ciulate le anime da parte del buon zio Sigmar, o comunque anche da altri. Abbiamo visto che poi con la nuova uscita di Morati e degli elfi che stanno arrivando appunto eccetera eccetera, abbiamo scoperto che qualcuno con le orecchie a punta si è spartito le anime degli elfi, sottratte, anzi estratte in questo caso, guanto di lattice in questo caso serve in ogni caso, dal buon dio Slaanesh, che salutiamo, ciao Slaanesh. Il libro ancora amplia tutta la parte di regole, in questo caso ci sono regole addizionali per le partite che si svolgono appunto nel Regno della Morte, con nuovi effetti dei terreni, incantesimi, piani di battaglia e regole appunto per i cattivi presagi. Quindi anche qui troviamo tutto quanto all'interno di questo gozzo di brodo. I quattro nuovi personaggi, qualcuno ovviamente li conosce già, quali sono? Abbiamo un astromante,
alias Lord Ordinator, che potremmo definire un ingegnere arcano. E qualcuno potrebbe dire l'umpa lumpa della scienza, ma siamo ad Aos e quindi non lo diciamo. Lo spettrale Knight of Shrouds, quindi abbiamo un traditore tendenzialmente, quindi è stato uno che ha tradito la propria specie, a seconda di quale specie fosse, non ci interessa, per avere il comando di una legione di non morti sotto, appunto, il buon Nagash. Abbiamo poi la carismatica, per non dire in altra maniera, Darkhold War Queen, quindi abbiamo praticamente una letale guerriera innanzitutto, ma soprattutto una messaggera, un araldo, comunque un leader, però non di un dio in particolare, ma di tutto il Pantheon. Quindi torna anche un po' al discorso per gli amici del vecchio Warhammer di quello che è il caos indiviso come fazione. E poi il folle Fungoid Cave Shaman, che potremmo definire come un grozzo di guattro di funghi, perché si ricorda anche i funghi cappello manto, in questo caso sono altri funghi, ma comunque l'effetto più o meno siamo sempre qui. Questi quattro nuovi personaggi, abbiamo uno scenico, potremmo dire nuovo, ma in realtà non è così nuovo, però è un graditissimo ritorno per molti collezionisti e comunque anche sui tavoli da gioco, perché come potete vedere è un bellissimo scenico. Warscryer Citadel, come poi sappiamo tutti quanti, Age of Sigmar ci propone sempre tre stili di gioco, quindi abbiamo partite libere, narrative e bilanciate, semplicemente con due punti. In questo caso Malign Portents cosa aggiunge? Ci aggiunge nuove partite narrative, ci aggiunge nuove partite bilanciate e ci aggiunge a questo punto anche una parte per le schermaglie, quindi all'interno anche di questo tomo avremo tutta la parte per giocare le nostre schermaglie, quindi le nostre battaglie con un numero di modelli molto ridotto. Passo il libro e vorrei invece parlarvi un pochino, in questo caso invece una panoramica, su quelle che è stato un graditissimo, secondo me, almeno da parte mia, graditissimo regalo da parte di GV, cioè tutta la parte dei racconti brevi dedicati appunto a Malign Portents, quindi a come intanto andavano avanti nei vari mondi, quindi non soltanto su Shais, ma su tutte quelle che sono i mondi di Remi Mortali, tutta questa campagna. Il primo di questi che trovate ancora oggi sul sito GV, quindi andatevi a leggere, potete anche scaricare e leggerli con calma su qualsiasi supporto elettronico e non, si titola Il ciclo interrotto. In questo racconto breve troverete uno dei miei personaggi preferiti, Ortaiklus Slimux, alias il grande coltivatore, che per la prima volta si trova di fronte a delle magie un po' particolari mentre cerca di attaccare i sopravvissuti di Zaintales, quindi addirittura questi che lo sbeffeggiano da lontano, gli vanno gli lanciano le freccette che lo beccano pure. Lui cerca in ogni modo, gettando i suoi semi della peste piuttosto che in altra maniera, di raggiungere in mano Yafa, e questo gli erode pure parecchio. Poi ovviamente non vi voglio spoilerare troppo, perché così ve li andate anche a leggere, che sono proprio belli. Il secondo di questi racconti è Morte sull'uscio. Qui una cosa un po' particolare, vediamo nella loro casetta padre e figlio, tale Verrick e Yulen Geyser, non so la pronuncia, in questo caso passatemela così, di Foce Dolente. Ciao agli amici di Foce Dolente, quest'estate oltretutto so che l'ufficio del turismo sta facendo grandi cose, che sono lì pronti a combattere per la loro sopravvivenza, pensando di essere attaccati da un gruppo di perdoni del caos, eccetera, eccetera, mentre invece vengono finiti a martellate da non si sa bene quale Stormcast. Il terzo di questi racconti si intitola Una ricca scommessa. Qui torna il nostro buon Horticulus Slimux, e il grande coltivatore, che in realtà abbiamo già incontrato in, per chi se lo ricorda, in Peste e Guerra, che è questa bella scatola con i due personaggi speciali, Ortaiklus e questo qui, col forcone, in realtà sono cesoie, con Malge, che è questa fantastica lumaca da guerra, con tra l'altro, qui non so se si vede, io non lo vedo, dovrebbe esserci anche un urlino che viene utilizzato tipo canna da pesca per farlo procedere. Tra l'altro molto divertente, perché poi mentre Malch, c'è in uno di questi racconti brevi, c'è Malch che cerca di mangiarlo, eccetera eccetera, e questo si allontana a forza di peti, facendo pernacchie col culo, insomma. Peste e Guerra, che si trova ancora nei negozi Games Workshop, se ne resta approfittare. Ops, va a ruba.
In questo racconto breve, una ricca scommessa, dicevamo, Protaiculus incontra Rotigus, il padre della pioggia, un Great and Clean One, o per chi se lo ricorda in altra maniera, un grande immondo, e fa una scommessa con lui. Invece di andare a rompere le balle ad Alariel nel regno della vita, come Rotigus stava facendo, perché si incontrano nel giardino di Nonno Nargol, mentre Rotigus sta dando un sacco di botte, come potrete vedere leggendo il racconto breve, a gli amici di Zinche, insomma, e invece fanno questa scommessa per andare in Shaish, nel regno della morte, e vedere di bloccare appunto queste loro fanno già riferimento a Nagash, anche se non lo nominano, perché ovviamente va contro il ciclo della vita per quanto riguarda Nonno Nargol, perché ovviamente la morte sterile in questo senso è totalmente contraria a quello che è il dettame del nonno, e quindi non lo rende per niente felice. Poi ce ne sono ovviamente tanti altri, ma a questo punto leggetevi lì anche voi, direi, no? La domanda fondamentale per quanto riguarda Malign Port, che si stanno ponendo in molti: ma Nagash alla fine, ok che si è girato male perché gli stanno rubando tutte queste anime eccetera eccetera, e ha fatto partire il suo piano, ma ha vinto o ha perso alla fine della campagna? E qui c'è qualcuno che potrebbe dirvi: ha perso, perché le varie armate di Stormcast, piuttosto che Groots, piuttosto che del Caos, sono arrivate fino a Nagashizar. Infatti vediamo, se andate sul sito potete vedere che l'ultima fase della campagna vede proprio Nagash impegnato ad aprire crepacci intorno alla città per farci cascare dentro persone, per farsi cascare dentro gli assalitori. Però questi assalitori sono riusciti comunque a entrare a Nagashizar e sono riusciti a liberare delle anime che lì stavano prigioniere, e si pensava fino ad oggi, era un po' condiviso questo pensiero, che il potere di Nagash in qualità di nuovo dio della morte derivasse proprio dal numero di anime che aveva imprigionato. Mentre invece in tutta questa campagna viene fuori che Nagash ha un nuovo piano, sta costruendo delle nuove piramidi nere con vetro d'ombra, ritorniamo a Shadowspire, quindi tutto collegato. Vediamo appunto che c'è questa sabbia sepolcrale, che è una sabbia magica, che sta tutto intorno al mondo di Shaish, quindi nelle periferie del mondo, sui confini di Shaish. Questa sabbia praticamente, ogni granello fa parte della vita di una persona, o comunque di un essere vivente. Addirittura si dice che se una persona con un particolare abilità riuscisse ad arrivare lì e trovare la sua sabbia in questi sconfinati deserti, metterla in una clessidra, eccetera, eccetera, potrebbe aumentare inverosimilmente la durata della propria vita. E Nagash sta facendo raccogliere tutti questi granelli dai suoi servitori, in particolare degli scheletri, che invece stanno convergendo appunto al centro dove si trova Nagash, da cui sta spostando un po' tutta sta roba qui. E in tutta questa campagna delle piramidi di vetro d'ombra alla fine non si è detto nulla. Di tutte queste di tutti questi scheletri che stanno continuando a portare questa sabbia, nessuno ha fatto niente, a parte il Lord Ordinator. Abbiamo visto che ne ha fulminati qualcuno, poi ho visto che erano troppi per fulminarli tutti da lontano, quando è entrato nella Warscry Citadel a fare questa roba qui. E quindi in realtà potremmo dire in questo momento che Nagash non ha vinto, ma è anche vero che il suo piano prosegue, anche perché lui più di tutti ha tutto il tempo di questo mondo. Per oggi vi salutiamo, vi ricordo il like alla nostra pagina, seguiteci sul nostro canale, e anche lì un bel like ci fa piacere, e fa piacere anche a voi perché vi permette di non perdere nessuno dei nostri nuovi video che stanno per uscire. Se avete, come al solito, qualche preferenza riguardo ai temi da trattare o le cose da non trattare in questo caso, fatecelo sapere. A presto! La